In diretta parliamo del problema ormai davvero diventato polemica tra la Lega e la Lega B FIGC, che non hanno accolto i ricorsi per la Serie B di alcune squadre, a cui anche il Catania. Ne parliamo con l'avvocato Lucio Maggio, docente universitario dell'Università di Catania di giurisprudenza. Grazie di essere qui. Grazie a lei. Allora, vogliamo per i nostri telespettatori riassumere tutto? Beh sì, facciamo un piccolo passo indietro per capire in che situazione ci siamo andati a mettere. Il campionato di Serie B è un campionato che, per espressa previsione di una norma federale, è l'articolo 49 delle norme di organizzazione interna della FIGC, deve svolgersi a girone unico a 22 squadre. E così è stato fino all'anno scorso e così era fino alle 8:30 di ieri sera. Rispetto a questa situazione, a maggio, il 30 maggio scorso, il commissario straordinario della Federazione Italiana Gioco Calcio, il dottor Fabricini, emette una sua determina per la quale prevede tutta una serie di criteri da adottarsi per l'eventuale ripescaggio di altre squadre, qualora nell'ambito delle 22 squadre il numero delle squadre iscritte al campionato della Serie B non fosse pari a 22. Accade che per varie ragioni tre compagini di Serie B, l'Avellino, il Bari e il Cesena, per ragioni diverse non possono svolgere il campionato di Serie B 2018-2019, perché per una serie di irregolarità commesse vengono retrocesse in serie minori. Di qui tre posti disponibili. Tre posti disponibili per il quale competono, ai sensi di una determina pubblicata dallo stesso Fabricini il 30 maggio scorso, e sei società sportive: il Novara, il Catania, il Siena, la Ternana, la Pro Vercelli, l'Entella. Presentano l'istanza di essere ripescate ai sensi appunto di questa decisione del commissario straordinario, una decisione che tra latizia da tanto tempo la Serie B ha 22 squadre, ogni anno esce un cosiddetto decreto ripescaggi che fissa dei criteri tendenzialmente tra latizi che si ripetono di anno in anno. Il ripescaggio è un fatto normale, è legato a meriti sportivi ed è legato anche al blasone di una società sportiva, ai risultati che ho ottenuto nel tempo, nel corso della sua storia, e al bacino d'utenza, cioè al numero degli spettatori che negli ultimi 5 anni ciascuna società sportiva ha avuto. Esistono poi dei criteri che impediscono il ripescaggio di alcune società sportive, qualora le stesse abbiano commesso illeciti amministrativi o illeciti sportivi negli anni precedenti. Rispetto a questo specifico criterio, il Novara e il Catania si sarebbero ritrovati in una situazione di non ripescabilità, perché esiste un punto di questa determina del commissario straordinario che sembrava impedire a coloro che avessero commesso una irregolarità amministrativa e subito una penalizzazione nel triennio scorso di poter ambire al ripescaggio, di poter chiedere il ripescaggio ma di non ottenerlo. Il Novara fa ricorso, si rivolge al Tribunale Federale Nazionale della FIGC e ottiene successo e quindi ottiene l'annullamento di questo punto particolare dei criteri ripescaggi che gli avrebbe impedito al Novara, così come al Catania, di essere ripescato, e le altre società concorrenti per il ripescaggio in Serie B a loro volta appellano di fronte alla Corte d'Appello federale. Anche in questo caso la Corte d'Appello federale conferma le ragioni del Novara, che sono identiche a quelle del Catania. Se non che la Ternana, Pro Vercelli e Siena ricorrono al collegio di garanzia del CONI, che è il grado di legittimità nell'ambito della giustizia sportiva, il quale collegio di garanzia del CONI il 10 agosto scorso pronuncia una sua decisione cautelare, la fa il presidente Frattini, che è il presidente del collegio di garanzia del CONI, e con la quale sospende
la decisione, l'esecutività della decisione adottata dalla Corte d'Appello federale e rinvia a un'udienza del 7 settembre per risolvere sostanzialmente, per decidere sostanzialmente chi fra Novara, Catania e Siena, ovvero Ternana, Provercelli e Siena, abbia diritto ad essere ripescata alla luce, torna a dire, di criteri fissati da Fabricini il 30 maggio, confermati da Fabricini con un suo comunicato ufficiale del 3 di agosto in cui conferma che la B sarà a 22 squadre e che ci devono essere ripescaggi. Rispetto a questa decisione la Lega di Serie B manifesta una ostilità, ritiene che sia preferibile partire a 19 squadre bloccando i ripescaggi. Questa è ovviamente una situazione che corrisponde a un interesse delle 19 squadre che compongono la Serie B. Va da sé che rispetto a quello che può essere la torta dei diritti televisivi, per esempio, spartirli in 19 è sicuramente meglio che spartirli in 22. Se non ci fossero delle regole che prevedono che il torneo debba essere fatto a 22 e che ci debbano essere tre ripescate, quali che siano all'esito del pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI. Qualche giorno fa si diffonde la notizia che la proposta della Lega di Serie B, proposta in sé legittima per carità, ma che le norme federali, in particolare l'articolo 50 delle norme federali, preveda che possa essere fatta, ma che debba essere approvata dal Collegio federale per entrare in vigore solo dopo due stagioni sportive, al fine di consentire a tutti di organizzarsi. Ebbene, dicevo, rispetto a questa iniziativa che è in sé legittima, ci si attendeva, sembrava logico attendersi un rifiuto, così come era stato manifestato da Fabricini il 3 di agosto. Se non che qualche giorno addietro incomincia a diffondersi l'idea che Fabricini sarebbe stato convinto dai maggiorenti delle società della Lega di Serie B, dallo stesso presidente Balata, da altri presidenti illustri, alcuni anche presidenti di società di Serie A che hanno interessi in società di Serie B, a aderire a questa proposta e facendola entrare in vigore immediatamente e quindi sospendendo, bloccando, annullando i ripescaggi e partendo immediatamente con una B a 19 squadre. E questa è la ragione che, unitamente all'amico e collega avvocato Toscano, ci ha portato ieri, come è stato reso noto agli organi di informazione, a formulare un'espressa diffida al commissario Fabricini e al presidente Balata, affinché si evitasse questo, che oggettivamente è uno scempio dei principi, certo, elementari del diritto, tutti lo capiscono, se ci sono delle regole del gioco, le regole vanno rispettate finché il gioco finisce. Qualcuno mi ha chiesto a cosa mi assomiglia questa situazione, tanti addirittura alludono a quando vengono meno le regole all'interno, nel momento dell'instaurazione di un regime. Io che come lei dovremmo avere bene o male la stessa età, ricordiamo invece un episodio ben più comico che si deve al genio artistico di Renzo Arbore e di Nino Frassica. Noi guardavamo, quando eravamo un po' più giovani, Indietro tutta, e il bravo presentatore Nino Frassica, quando il regolamento non produceva un risultato conforme ai suoi desiderata, andava al regolamento saltellando e canticchiando e lo modificava con la matita in corso d'opera, producendo un risultato conforme ai suoi desiderati. Avvocato, io la interrompo solo un attimo perché vorrei sapere se dalla regia è possibile mandare il video che sta girando su tutti i social della dichiarazione di Fabricini, commissario straordinario della FIGC, che appunto annuncia che viene eliminata la possibilità del ripescaggio, dichiarazione che ha rilasciato ieri nel tardo pomeriggio. Se la trovate ovviamente bene, noi la mandiamo ovviamente in onda e la facciamo sentire anche ai nostri telespettatori. Fatto sta, avvocato, che voi, un gruppo appunto di catanesi, abbonati, tifosi, appassionati da giovane al gioco del calcio, nonché ovviamente, come vi ho presentato, docenti universitari di discipline giuridiche impegnati a formare ovviamente le nuove generazioni al rispetto della legalità, soprattutto quello che di fatto in qualche maniera
sta mancando. Avete, come le ha detto, diffidato i rappresentanti di FIGC e Lega di Serie B a non modificare il format a 22 squadre nel campionato cadetto e sospendere il campionato di Serie B in attesa delle decisioni di giustizia. Sì, in attesa delle decisioni che già erano in programma, previste per il 7 settembre dal Collegio di Garanzia del CONI, fatte salve eventuali poi azioni di fronte a, per aggredire questa decisione di fronte al giudice amministrativo, ma perlomeno l'attesa del 7, visto che è una data già fissata e calendata al Collegio di Garanzia del CONI. Sì, l'iniziativa è proprio come lei la descrive, è un'iniziativa che parte dal... noi siamo tifosi, andiamo allo stadio sin da ragazzi, io e Attilio Toscano andiamo allo stadio e siamo abbonati da anni l'uno vicino all'altro, è questa passione sportiva che certamente ci ha portati a interessarci di un tema, abbiamo coinvolto in questo per la loro esperienza professionale di indubbio rilievo l'avvocato Dario Riccioli per gli aspetti di diritto penale, l'avvocato Rocco Mauro Todoro per gli aspetti di diritto amministrativo, entrambi cari amici che si sono, come dire, messi a disposizione per aiutarci a studiare insieme le norme e le soluzioni da adottarsi. Lo abbiamo fatto io e il professore Toscano per ragioni anzitutto legate anche al nostro ruolo docente. Noi siamo docenti universitari di discipline giuridiche, educhiamo i giovani al senso della legalità e lei capisce quanto importante sia il ruolo dello sport quale modello di riferimento. Io sono stato a lungo dirigente sportivo, anche nazionale, di un importante ente di promozione sportiva, il Centro Sportivo Italiano, che si prefigge proprio lo scopo di educare attraverso lo sport, perché lo sport è un modello di riferimento. Lo sono i grandi campioni e lo è lo sport in genere, e quando dal mondo dello sport arriva un vulnus così evidente e clamoroso, così macroscopico, a quello che sono i principi fondamentali di ogni vivere organizzato, lei capisce quanto questo ci stimoli a prendere un'iniziativa che vuole anche dare un segnale. Attenzione, non è una decisione quella che è stata adottata illegittimamente ieri, e noi riteniamo che di avere strumenti a partire dalle società interessate, so che si stanno già muovendo per eliminare questa illegalità commessa ieri sera. Noi ci avevamo provato addirittura a impedirla con un atto di diffida, ma evidentemente avevamo colto nel segno che qualcosa stesse accadendo, qualcosa di molto grave, ma evidentemente l'intenzione, la voglia di commettere quanto è stato commesso è stata più grande della diffida medesima. Noi l'abbiamo fatta anche da docenti universitari, quindi le dicevo, perché non può passare questo messaggio. Io ho un figlio di 22 anni che già ieri mi diceva: beh, hai visto papà, in Italia è così. La legge non esiste, e tutto va avanti di prepotenza e di prevaricazione, non ha senso studiare diritto. Lo diceva ieri anche un'importante firma del Sole 24 Ore in una trasmissione di un emittente nazionale di tipo sportivo, e lui però è una firma del Sole 24 Ore, e diceva: ma che senso ha per gli studenti di giurisprudenza continuare a studiare giurisprudenza? In Italia non c'è più uno Stato di diritto, si va avanti per prepotenze, si va avanti violando, facendosi beffe delle norme. Ecco, questo messaggio non può passare, dobbiamo aver chiaro che ieri è stata commessa un'illegalità. Se poi lei mi chiede: ma quali strumenti ci sono nell'immediato per poter ricondurre a norma ciò che ieri è stato clamorosamente violato? È giusto dire che immaginare di ricondurre nell'alveo dell'ordinamento giuridico nel giro di 8-9 giorni una violazione così macroscopica è oggettivamente un fatto complesso per ragioni di tempo. È chiaro che la giustizia ha i suoi tempi, spesso ce ne lamentiamo perché sono lunghi, ma immaginare che in 8 giorni un fatto così macroscopico possa essere ripristinato oggettivamente è difficile. Non è da escludere, nulla impedisce. So che si stanno muovendo le società sportive, credo che già Riccioli e Todero, oltre che l'amico Toscano, stanno riflettendo anche loro anche su questo, in che modo possiamo aderire a questa iniziativa di fronte al giudice civile milanese attraverso un ricorso ex articolo 700. Astrattamente è ben possibile che si pronunci un provvedimento cautelare che blocchi l'esecutività delle decisioni adottate ieri, però il tempo è molto ristretto. Se qualcuno butta giù un muro di casa nostra, è ovvio che abbiamo ragione, ma il tempo necessario per averlo in giudizio ovviamente non è il giro di una settimana, non è così veloce.
Non si può escludere tuttavia anche un'altra via, che va presa secondo me ancora in più adeguata considerazione. Dobbiamo ricordarci che nel nostro paese l'attività sportiva si svolge, per il suo valore appunto sociale, pubblico, si svolge sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio, del Governo nazionale, il quale svolge un'attività di vigilanza sulla istituzione pubblica che segue e organizza il fenomeno sportivo, che è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che è il CONI con le sue articolazioni, di cui appunto una è la FIGC. Il governo nazionale vigila sulle decisioni adottate da coloro che governano lo sport nazionale, a partire dal presidente Malagò del CONI, ma anche il commissario Fabricino della FIGC e così via, attraverso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che è l'onorevole Giorgetti, che ha la delega allo sport e che dispone di un ufficio preposto proprio nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Io credo che la vicenda ha, come dire, contorni così vistosamente macroscopici da richiedere, e io auspico che ci sia un intervento del soggetto politico preposto, perché questa, come dire, brutta pagina dello sport italiano possa essere immediatamente cancellata. Cioè, credo che ci siano gli estremi per un intervento del sottosegretario Giorgetti, e auspico che ciò avvenga, confido sul fatto che ciò possa avvenire, appunto per ricondurre ad ordine quella che è palesemente una violazione di qualsiasi principio, prima ancora logico che giuridico. Sentiamo, avvocato, allora insieme l'intervista, grazie al supporto video realizzato dal Corriere dello Sport, così riusciamo anche a farla sentire a tutti i nostri telespettatori, e poi continueremo a commentare ovviamente questa decisione. Noi abbiamo atteso rispettosamente quelle che sono state le determinazioni assunte dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Voi sapete che noi abbiamo fatto un'istanza, credo che sia un'istanza legittima, che proveniva poi da 19 società in questo momento associate al campionato di Serie B. Io ho massimo rispetto per tutti, ho sempre avuto massimo rispetto per tutti coloro che fanno calcio. Per cui ci siamo trovati in questa situazione, abbiamo atteso, ripeto, le scelte e le decisioni della Federazione Italiana Gioco Calcio. Dovevamo tutelare le nostre società e far partire questo campionato, no? Ecco, io credo, l'unica cosa che posso dire è che bisognerà, e l'ho detto anche altre volte, ragazzi, fare una riflessione profonda, avere regole certe, avere tempi più accelerati e dare maggiori certezze ai soggetti che operano nel mondo del calcio, soprattutto a chi investe in questo mondo. Metterci tutti con grande serenità. D'altra parte, quello a cui avete assistito quest'anno mi sembra che sia la prova provata di questa sua valutazione, no? E io sono convinto che si debba fare di meglio e di più, non c'è dubbio, non si può arrivare a Ferragosto in questa situazione, insomma, no? Anche con questa litigiosità, signori, cioè è un qualcosa che veramente non fa bene al mondo del calcio. Io non posso rispondere a domande che vanno rivolte ovviamente al commissario straordinario, io posso solo ringraziare in questa sede la Federazione Italiana Gioco Calcio e il commissario straordinario, che è persona che io stimo, che è persona che ritengo per bene e che forse ha voluto dare anche lui un messaggio per il bene e per il futuro del calcio. Ecco, non so se la regia riesce anche a mandarmi o trovano qualche dichiarazione scritta anche di Fabricini, ovviamente il commissario straordinario della FIGC. Abbiamo visto la dichiarazione del presidente della Lega B, che pare che a sentirlo dire che tutto è stato fatto nell'ottica della grande giustizia. Avrà notato, avrà percepito anche lei come me, che ho visto già ieri in diretta questa dichiarazione, che c'è un palpabile imbarazzo nel presidente Balada. Sai, è un avvocato il presidente Balada, sa bene, non devo certo insegnarglielo io, che proprio la certezza del diritto è quella che è stata travolta ieri con gli improvvidi provvedimenti adottati dal commissario. Lui fa quasi capire che ho dovuto prendere questa decisione perché c'era troppa litigiosità e quindi dovevamo andare avanti perché il campionato deve iniziare. Capisco, cioè, della serie si è trovato a prendere questa decisione semplicemente per una questione di tempi, a quello che lui fa capire. Sì, sì, capisco che questo è il suo ragionamento, questo c'è chiaro. Il problema è che non è scritto da nessuna parte che bisogna iniziare il 24 agosto.
C'è un'udienza fissata dal Presidente del Collegio di Garanzia del CONI al 7 settembre. Se la FIGC avesse ritenuto troppo tardiva questa data, avrebbe potuto fare istanza per un'anticipazione della stessa. Ma non può una ragione, non c'è una data, non scade come il latte. Cioè non c'è una data obbligatoria per la quale se la Serie B non parte il 25 agosto e parte invece, che so io, il 2 o il 10 settembre, muore qualcuno o il campionato è inficiato. Non dipende certo dal capriccio il fatto che ci siano posizioni giuridiche in contrapposizione, vantate in contrapposizione fra loro, fra alcune società. Tra le sei società che hanno chiesto il ripescaggio ci sono alcune che ritengono di averne più diritto delle altre. Esiste una procedura che viene fatta ogni anno e che va rispettata nei suoi tempi. Quello che viene messo clamorosamente in discussione e che fa veramente male allo sport italiano e al calcio in particolare è proprio la certezza del diritto. Le immagini delle società che partecipano a un campionato per il quale sanno che a certe condizioni possono essere ripescate. Se improvvisamente quelle che sono le norme, fra l'altro tra latizie storiche ripetute negli anni e confermate anche quest'anno con un comunicato ufficiale, vanno a pagare fideiussioni, fondo perduto e quant'altro, si mettono in regola, cioè sanno già a monte che possono ambire a ripescaggio, perché il ripescaggio non è, come dire, un omaggio floreale che viene fatto se ti comporti bene, è un diritto che dipende da alcuni fattori, il primo fra tutti è il risultato raggiunto sul campo, oltre agli altri criteri che vengono normalmente fissati. Nel momento in cui si apre il bando per il ripescaggio, è ovvio che questo deve trovare compimento, non si può a un certo punto dire basta il ripescaggio, non ne facciamo più perché si è fatto tardi. Beh, si è fatto tardi, quindi dobbiamo andare avanti, e certo. No, richiamando un'altra gag comica. Stiamo in frattempo trasmettendo, grazie al supporto della regia di Clemente Panebianco, il comunicato ufficiale con cui la FIGC spiega il perché di questa decisione. Non è che spiega, adotta la decisione, più che spiegarla, questo proprio credo che sia uno dei tre comunicati ufficiali, cioè delle determine adottate dal commissario Fabricini, credo che siano la 47, la 48 e la 49, sono state adottate mentre la Lega di Serie B emetteva il calendario a 19 squadre. È fin troppo evidente che, c'è un accordo e che c'è si è trovata una soluzione, a mio avviso una pezza peggiore del buco, per provare a far passare un'istanza, dice bene Balata, è legittimo che le 19 squadre di Serie B propongano, è pur vero che c'è un commissario federale che dovrebbe far rispettare le norme vigenti, non che le va a modificare in corso d'opera mentre ancora ci sono vicende pendenti giudiziarie per favorire i 19 a danno di tutte le altre componenti. Contro la riduzione a 19 squadre si è mossa la Lega di Serie C col suo presidente Gravina, si è mossa l'Associazione Italiana Calciatori col presidente Tommasi, perché ritengono che sarebbe stato molto più corretto quando anche noi sostenevamo ieri in relazione alle norme che sono state improvvisamente abrogate. E cioè che di fronte a un procedimento pendente bisognasse serenamente attendere l'esito dello stesso per comporre un calendario a 22 squadre. Al Presidente Balata evidentemente fra l'altro sfugge che ben si poteva per esempio avviare il torneo con le 19 squadre aventi diritto riservandosi fare un recupero in corso d'anno. Ci arrivo anche io che non sono super tifoso, cioè, voglio dire appassionato di calcio. Che se queste sono le argomentazioni e in questo senso non mi risultano altre dichiarazioni del Presidente Balata, le stesse siano un po' deboli per sostenere non solo giuridicamente ma anche in termini di ragionevolezza una decisione che a mio avviso è invece totalmente improvvida e che nuoce a, come abbiamo voluto dimostrare ieri, non solo alle società sportive, certo. Nuoce agli abbonati, ai tifosi, nuoce a una città. È ben comprensibile il diverso impatto e la diversa refluenza, è comprensibile anche a lei che mi ha confessato di non essere esattamente un'intenditrice di calcio. Esatto. Che un conto è avere una squadra che mira in un torneo di Serie B, noi ci auguriamo che presto sia di Serie A, in termini di impatto economico rispetto alla città, rispetto che averla in Serie C. Un conto è giocare il derby con la Pinco Pallese, un conto è giocarlo col Palermo, capisce cosa si muove attorno a quella che è una grossa azienda nel paese e che muove interessi che non riguardano solo i players, ma riguardano anche tutto ciò che ruota attorno, non soltanto noi appassionati o addirittura abbonati,
Io ho speso una cifra per, avere, per acquisire il diritto ad assistere alle gare interne del Calcio Catania. È ovvio che a parità di prezzo un conto è vedere una partita di Serie C, altro conto è vedere una partita di Serie B. Io non voglio dire che al Catania aspettasse il diritto di giocare in Serie B, perché questo era sub iudice. Ma se comunque c'erano i requisiti per essere ripescati, visto che lo prevede il regolamento. Anche la chance di poter essere valutata quale squadra avente diritto al ripescaggio, è evidentemente, come dire, un atto di prevaricazione e una prepotenza che a mio avviso non deve restare impunita, anche se questo dovesse accadere, diciamo, a babbo morto, quando ormai i tempi non sono tali da poter attendere. Fermo restando che io mi auguro che l'intervento del soggetto politico preposto, cioè il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport o financo di un tribunale in via cautelare d'urgenza, possa ripristinare il diritto violato. Avvocato, noi la ringraziamo perché è stato davvero molto chiaro, quindi è riuscito a riassumere in questi 55 minuti per anche coloro che non sono appassionatissimi di calcio, aver chiarito le idee su quello che sta succedendo. E noi abbiamo subito un test, almeno a lei, come dire, sono risultato sufficientemente chiaro, me l'ha confessato, direttrice, che lei conosce tutto, ma di calcio un po' meno. Allora, io l'ho capito, quindi anzi la ringrazio, lezione privata da un docente università di giurisprudenza seduta comodamente nello studio di Una lezione pubblica, come vede, non quindi privata. Sono stata davvero fortunatissima sia io che tutti i telespettatori sono che ci hanno seguito. Sono io che ringrazio lei, guardi, mi fa arrossire, in camera non vengo bene. Grazie ancora, noi adesso ci fermiamo per la pubblicità.